Buongiorno a tutti. In questo video vi mostrerò l'ultimo accessorio in ordine di tempo che ho acquistato per la mia moto. È questo oggettino qui, semplicissimo, come potete vedere. È un cruise control manuale. Va posizionato sulla manopola dell'acceleratore e funzionerà come un normale cruise control. L'unica differenza è che, come ho detto, è manuale, non è elettronico. Andiamo a vedere com'è composto. Questo qui è il nostro cruise control. Si tratta di questo componente in plastica e di questa vite che va posizionata e poi successivamente avvitata qui per serrare il corpo principale sulla manopola dell'acceleratore. Semplicissimo. Andiamo a vedere l'installazione. Questa qui è la manopola dell'acceleratore della mia moto. Piccola accortezza, uno scrupolo tutto mio, alla fine risulterà magari anche inutile. Ho applicato un giro di nastro adesivo in questa posizione intorno alla manopola perché al di sopra verrà posizionato il cruise control, che è questo qui. Basterà inserirlo così ed avvitare su se stessa la sua vite. Quando il dispositivo eserciterà una lieve pressione sulla manopola dell'acceleratore, vuol dire che saremo a posto. Per quale motivo? Ipotizziamo di essere in marcia, poi darete gas alla moto, basterà abbassare il cruise control sulla leva del freno anteriore e la moto automaticamente vi manderà la velocità preimpostata. Quando chiuderete il gas, automaticamente si staccherà il cruise control. È un accessorio veramente molto utile, semplice il suo montaggio, non richiede più di 10 secondi. Le mie considerazioni quali sono? È chiaramente un dispositivo molto semplice, come abbiamo visto, sia nella sua componentistica che nell'utilizzo. Si differenzia ovviamente dai cruise control elettronici ben più sofisticati. La differenza qual è? Cruise control elettronico, una volta impostato ad esempio in pianura su 110 km/h, dopo un po' percorrerete un tratto in salita, è chiaro che la moto automaticamente regolerà la velocità a 110 km/h. Stesso discorso in discesa. Con questo qui diciamo è un po' diverso il discorso, perché una volta preimpostata la velocità ipoteticamente a 90 km/h in pianura, se dopo percorrerete, vi troverete a percorrere un tratto di strada in salita, ne dedurrete che la moto rallenterà, quindi toccherà giostrare o con la manopola dell'acceleratore, oppure diciamo permettere alla moto di rallentare e poi regolare successivamente la velocità o lasciarla così. Stesso discorso in discesa: se siete a 90 km/h preimpostati in pianura, in discesa la moto tenderà ad accelerare. Messo in luce il discorso, lo consiglio sicuramente a chi percorre lunghi tratti di strada statale o autostrada a gas costante. Vi permette di staccare la mano destra e farla riposare dall'acceleratore. Non lo consiglio agli scooteristi e a chi, come alcuni proprietari di moto Honda con cambio DCT, sono sprovvisti di frizione. Per quale motivo? Se ti scappa fuori l'inconveniente, comunque tiri la frizione, alla fine ti salvi, però se tra virgolette ti salvi. Chi è sprovvisto di frizione, se ha un imprevisto sul comando dell'acceleratore, tra l'altro improbabile perché il dispositivo è semplicissimo, però se sei sprovvisto di frizione capirai che può essere un po' più complicato. La cosa che mi ha lasciato molto molto perplesso sono i costi di questo cruise control manuale. Ho sentito di persone che hanno speso 30, 50, 60 euro, non so dove li abbiano comprati. Io l'ho acquistato online, me lo hanno spedito dalla Spagna, comprensivo di spedizione circa 8-10 mesi fa, l'ho pagato 7,62 euro, se non vado errato. Quindi grossa differenza con quelli ben più costosi non mi sembra di notarla. Il materiale sembra quello, la forma anche. Quindi guardate bene prima di procedere all'acquisto. Spero di essere stato utile a più di qualcuno. Se il video
vi è piaciuto, vi è stato utile, magari cliccate pollice in su e mi fa piacere. In basso al video c'è la possibilità di iscriversi al mio canale, sulla voce iscrivetevi, basterà cliccare lì. Vi ringrazio e al prossimo video. Buona giornata a tutti, ciao!